sera da prima serata da divano e copertina che sono per venire fuori, per cui ringrazio tutti quelli che hanno partecipato. Avete visto, il programma di questa sera è parlare di Europa in un momento in cui andiamo verso le elezioni ma nessuno ne parla. Credo che i giovani siano quelli che meno in questo momento, questo un dato negativo, si interessano di Europa. Il fatto di aver fatto questa iniziativa con la sensibilità del sindaco che ha colto questa necessità è la cosa che mi è piaciuta. Io ho portato due persone con cui abbiamo già avuto modo di fare qualche serata. Uno è il professor Giorgio Asselli, che è il presidente del Movimento Nazionale della Federazione Federativo Europeo. Un altro è Gian Lorenzo Martini, lo chiamo con un termine che non vi dà scandalo, lobbista. Cioè uno che in realtà ha rappresentato gli interessi dell'Italia per due regioni, il Veneto e la Lombardia, a Bruxelles, attento che gli interessi dell'Italia fossero tutelati, cioè anziché brontolare, si tutelavano gli interessi, si controllava ogni mattina cosa succedeva e si facevano gli interessi dell'Italia da questo punto di vista. Ringrazio il sindaco, ringrazio la Presidente dei Giovani e do a lei la parola per il saluto. Buonasera a tutti, io sono Beatrice Fasolatto, presidente della Consulta dei Giovani di Montegrotto Terme. Questa sera siamo qui appunto per parlare di Unione Europea, in particolare dal punto di vista dei giovani, perché con i miei colleghi della Consulta abbiamo chiesto all'amministrazione e al sindaco di dedicare una serata a questo tema, perché crediamo riguardi in particolare i giovani, visto che sempre più giovani guardano all'Europa sia per la formazione sia per, dal punto di vista lavorativo. E in quest'era dove c'è internet e il computer è molto facile trovare informazioni, però non tutti, soprattutto i giovani riguardo a questo tema, hanno la voglia di mettersi lì e cercare qualcosa per capire di più sull'Europa, in particolare sulle votazioni che ci saranno a breve. E quindi abbiamo pensato ad un incontro per coinvolgere maggiormente tutte le persone e per rendere più efficace il messaggio di questo tema. Ecco. Buona serata. Grazie, la parola al sindaco. Okay, intanto do il benvenuto al signor Martini e al signor Anselmi che Claudiovati e moderati da Giovanni Gomiero ci faranno insomma partecipi di questa serata che ricordo nasce per volontà della Consulta dei Giovani, e quindi ringrazio la Presidente perché oltre a questo momento di riflessione sull'Unione Europea, che voglio subito sgomberare il campo, non è propaganda politica, tra poco ci sono le elezioni e assistiamo quotidianamente a tantissimi candidati che si propongono e parlano di tutto, come ha detto prima Gomiero, tranne che di Unione Europea. Questo è un dato drammatico. Quindi questa sera nasce, alla luce delle elezioni che ci saranno, come spunto di riflessione per capire un po' di più di cosa si tratta questa Unione Europea. Perché ci sono diverse percezioni. E questo è un dato molto importante da analizzare perché per un giovane l'Unione Europea è una cosa scontata. Viaggiare da un paese all'altro senza cambiare i soldi, senza mostrare il passaporto alle frontiere, è ormai un dato acquisito che qualcuno vorrebbe che opportunamente presenta. Mentre l'Unione Europea, magari da imprenditori, viene vista in maniera diversa da come la può vedere uno studente. Io ricordo sempre la grande progettualità degli Erasmus, che di fatto non hanno creato dei cittadini italiani, tedeschi, olandesi, austriaci, ma hanno creato dei cittadini europei, cosa che è molto importante e di cui ne abbiamo bisogno, costruire il cittadino europeo. Quindi una serata che vuole essere di riflessione e soprattutto vuole aiutare a capire le possibilità che dà l'Europa alle fasce più giovani, ai ragazzi che possono trovare veramente delle occasioni, delle opportunità, così come le possono trovare qualsiasi entità aziendale, qualsiasi cittadino. Quindi spero che la serata possa essere positiva per tutti, possa far chiarezza su una tematica di cui se ne discute solo in campagna elettorale, e questa è un grave gap dei partiti politici, delle amministrazioni pubbliche, se ne parla solo in prossimità delle elezioni, quando invece delle riflessioni sull'Europa andrebbero fatte quotidianamente. E questo lo dico perché anche nel nostro caso
tutti i finanziamenti che arrivano per il turismo, dopo che la regione ha tagliato il finanziamento a pioggia dei consorzi, arrivano solo con progettualità attraverso fondi che l'Europa destina ai territori e alle regioni particolarmente. Dei fondi che però, se non trovano dei progetti pronti, vengono deviati altrove. E questo è una perdita enorme, perché se non li portiamo a casa nostra, questi fondi europei, vanno a casa di qualcun altro. E nella logica competitiva di un'Europa delle regioni, non degli stati, può creare insomma delle basi di partenza penalizzanti per la nostra realtà. Quindi un punto di riflessione sull'Europa. Grazie ancora, benvenuti a Montegrotto Terme, sperando che questa sia una prima occasione per approfondire delle tematiche sempre più approfondite, questa sera rivolte particolarmente al mondo giovanile, ma perché no, rivolte anche in futuro all'imprenditoria, ad un territorio che si sta riorganizzando per essere sempre più competitivo, non solo a livello turistico, ma anche a livello imprenditoriale. Grazie a tutti, buona serata. Grazie al Sindaco. È vero che questo territorio sta guardando all'Europa anche in termini di capacità di proposte, ma anche in capacità di reperire nuova presenza, di dare spazio a un'attività termale che in qualche maniera ha avuto dei momenti di difficoltà. Io qui propongo questa sera di cambiare l'ordine dei fattori, perché il risultato non cambia, nel senso che farei parlare per prima il dottor Gian Lorenzo Martini, che mi dà l'idea delle opportunità dell'Europa. Lui, ho visto in alcune riunioni, ha una voglia matta di Europa e un grande difensore dell'Europa. Come vi ho detto, ha rappresentato la regione Veneto prima e la regione Lombardia a Bruxelles per salvaguardare gli interessi della regione, cioè per dare la presenza della regione in questo tipo di meccanismi. E poi lascerei la parola al dottor Anselmi, che è un uomo molto di cuore e dà il senso di quella che deve essere, l'Europa, partendo dal manifesto di Ventotene per arrivare ai giorni nostri. Beh, grazie. Una cosa devo dire, che ha ragione l'ingegnere Gomero. Io adoro l'Europa, cioè ci credo proprio. E impazzisco, e do purtroppo ragione del sindaco, ahimè, che ci chiamano a parlare di queste cose solo in certe situazioni. È molto triste per chi ha dedicato, io circa 20 anni della mia vita, alle istituzioni europee. Non solo la parte di lavoro, ma una parte anche di cuore e di testa. Io questa sera, non proprio per rispondere in maniera proprio precisa all'input che ho avuto, visto che poi c'è il Presidente del Movimento Federalista Europeo, sappiate che questo signore non è un personaggio qualunque. Averlo qua non è una cosa così scontata. E visto che c'è lui che poi darà un contorno sia storico che politico, io vorrei approfittare per dare ai giovani presenti delle idee molto operative, ma dei consigli per chi è interessato e per gli eventuali genitori, zii o vaterpesca, nonni, degli input da dare ai propri giovani. Precisando che io non sono presente questa sera ad Asta, io vivo a Padova, quindi anche vivo capo al mondo, e amo moltissimo quando vengo interpellato, ma perché so che i giovani sono lasciati soli, e nella mia vita ho avuto la fortuna di lavorare a Bruxelles con tantissimi ragazzi e ragazze che sono stati a fare degli stage con me nei miei uffici, prima di Regione Veneto, poi di Regione Lombardia presso l'Unione Europea, e che oggi sono funzionari, ambasciatori, dirigenti, grossi imprenditori. Cioè, devo dire, ho avuto la fortuna, se mi giro indietro, di vedere crescere delle persone, perché hanno creduto non solo e tanto nell'Europa, ma hanno capito quali strumenti e qual è, cosa deve scattare nella testa. Quindi io ho detto l'atto, la mia relazione, sarò veloce per rispettare i tempi, soprattutto magari le domande, se ci sarà l'opportunità di un dibattito, cosa decideranno gli organizzatori, ma che io poi lascerò a disposizione e che sulle quali poi vorrò volentieri rispondere in privato, in qualunque altra situazione, per dare degli altri input. L'ho intitolata consigli pratici.
Carriera internazionale è un modo di dire svegliatevi fuori, ma non perché io voglio che i giovani italiani escano dall'Italia, perché le carriere internazionali possono essere fatte nelle istituzioni internazionali, alcune ce ne sono anche in Italia, non tantissime purtroppo, ne abbiamo perso anche una del farmaco pochi mesi fa, un anno fa, per insipienza politica, incapacità politica, ma perché la carriera internazionale può essere fatta appunto, come ho detto, come management, come esperienza politica, ma adesso vedremo nel dettaglio. Dunque, io sto sento chiaro, quindi non vedo nulla. E se non sono chiaro, decidete di interrompermi, io sono, non ho nessun problema. Allora, innanzitutto c'è un grande fascino su questo tema, un fascino che perdura nel tempo, ma vedremo anche perché io sono convinto che sia opportuno che sia. Io vedo tre tipologie di carriera, una diplomatica, una del settore economico e una della cooperazione allo sviluppo. Bruxelles perché? Bruxelles, oltre ad essere una città molto bella e per i giovani è una città fantastica, io purtroppo non l'ho vissuta da ragazzo, avevo già i miei anni, e quindi non ho goduto tutto quello che questa città dà ai giovani. Sappiate che chi va lì spesso fa molta fatica a tornare indietro, per una serie di motivi insidiosi, perché ci sono dei migliaia e migliaia di giovani da tutta Europa, quindi potete immaginare. I vantaggi sono questi, sicuramente l'ambiente internazionale, il mercato di lavoro, il multiculturalismo in ufficio, stipendi, perché no, contratti, cioè esistono i contratti di lavoro senza grossi problemi. Correttezza professionale, nel senso che si riconosce la professionalità anche a un giovane. Non occorre essere dei professoroni per essere rispettati, e questa è una cosa forse non è proprio così frequente. Possibilità di viaggiare, eccetera. Come si inizia? In tantissimi modi. Io qua ne ho cercato di elencare alcuni. Ci sono delle organizzazioni per far sì, per capire come funziona. Ci sono degli stage che si possono fare in mille posti, dai privati, dai pubblici, in Parlamento. Adesso si è avuto un Parlamento nuovo. Pensate cos'è l'esperienza di fare, magari non dico l'assistente, il primo assistente di un parlamentare, ma il co-assistente, lo stagista presso un deputato. Guardate che non è difficile, basta volerlo, basta scrivere un curriculum, basta presentarsi, insistere, avere una bella faccia per dire ho voglia di fare questa cosa. Occasione migliore di questa, dove c'è tutto qualcosa di nuovo che avverrà, non so se nel bene o nel male, non do giudizio di alcun tipo. Certamente ci saranno tante cose nuove. L'ideale poi è quello sicuramente delle istituzioni, ma lo approfondiremo dopo. Ci sono varie situazioni, appunto la Commissione, il Parlamento, il Consiglio, le agenzie, eccetera, con mille vantaggi, perché gli ambienti sono, come dicevo, di gran lunga, di altissimo livello. Anche qualche svantaggio, perché essendo grandi strutture ci sono anche delle burocrazie. La burocrazia, guardate, è il senso dell'ordine. Io non do mai un'eccezione negativa alla burocrazia, perché se la burocrazia è gestita nel modo corretto, la burocrazia è fondamentale. In Unione Europea, dove eravamo 28, siamo ancora 28, adesso più o meno 27, anche se ancora tutto in ballo, con la UK, se non esistesse il formalismo, a volte portato anche all'estremo, ma bisogna sempre capirlo, non esisterebbe questa costruzione che si chiama Unione Europea, che fa leva su una serie di persone diversissime tra loro, con tantissime cose da fare, diverse tra loro. Quindi l'accezione di burocrazia, io lo metto nel svantaggio, è diciamo, una cosa di cui tenere conto. Ci sono siti a non finire, ve ne ho messi tanti. E poi c'è il lobbying. Io ringrazio l'ingegnere di avermi definito un lobbista. Non mi sono mai vergognato di qualificarmi lobbista. Io ho intere relazioni in cui tratto sulla lobby,
non è il tema di questa sera, ma il lobbista chi è? È uno che conosce degli argomenti e che li rappresenta per difendere degli interessi legittimi. Attenzione, non sono mai interessi illegittimi. Possono essere interessi industriali, economici, politici, sociali. Io ho difeso per 20 anni interessi legittimi di tutto quello che era il mercato insieme del sistema veneto e poi del sistema lombardo. E vi assicuro che era molto bello fatto, perché avere la possibilità di lavorare per due istituzioni di questo livello, insomma, tanto difficile, tanti problemi, ma soddisfazioni veramente enormi. E quindi il lobbista è uno che sa. Già questo significa che o tu hai studiato, o hai voglia di studiare, o decidi che approfondire dei temi, o altrimenti fai a meno. Il lobbista è una persona per te. Tant'è che oggi esistono anche degli elenchi formali, perché ci sono stati degli abusi, quindi giustamente è estremamente il vantaggio, vedete qua, è stimolante, si argomenta, la ricerca, la strategia, il networking, e si possono fare non solo presso istituzioni, ma presso, ci sono studi di avvocati, studi anche italiani molto importanti, dove hanno bisogno di avere delle persone, magari avvocati, commercialisti, che gestiscano questi rapporti. Io ho numerosi dei miei ex stagiari che sono oggi dei lobbisti che guadagnano molto più di me, in situazioni molto strane. A volte dirò dopo, c'è anche delle cose che noi diamo un'accezione negativa, per esempio essere lobbista della società del tabacco non è bello da dire così, però è un lavoro che quello, sapete, o dell'automatica, perché no? Cioè, sono lavori, sono professioni. Poi c'è una grande relatività, una grande possibilità di interscambio. Questo è il bello di Bruxelles, che non c'è in altre città. A Bruxelles questo può succedere perché c'è un giro vorticoso di gente che continua a cambiare e a migliorare la propria posizione. C'è qualche vantaggio, perché a volte ci si iperspecializza. E questo può essere un lato negativo, bisogna stare attenti. Io dico sempre, quelli che facevano gli stagisti di qualche deputato europeo, non innamoratevi troppo. Dopo 3 anni, anche se guadagnate bene, anche se vi divertite troppo, andate via. Perché se rimani troppo lì, attenzione, c'è questa interspecializzazione, in questo caso politica, in altri casi magari tecniche di un mini settore, delle varie che si possono trattare, e quindi non è bene, perché siete giovani e quindi dovete andare avanti. Però, insomma, parliamo stress sicuramente, ma voglio dire, anche chi lavora nel vostro studio di avvocati a Milano o a Roma, lo stress penso che sia forse anche maggiore, per cui qua perlomeno c'è una visione. Mi sono permesso anche di indicare delle letture sul quale puoi fare un attimino un po' di verifiche. E poi i settori sono vastissimi, guardate, di tutto. Voi chiedetemi poi dopo se si può fare questo lavoro, vi dirò sempre di sì. Sì. Ogni cosa che voi vorrete fare si può, anche sul giornalismo, perché appassionato di questo qui, anche se è un po' più critica la situazione del giornalismo, comunque diciamo che ci sono delle nicchie, che io consiglio qui di seguire delle nicchie specifiche. E nelle pubbliche relazioni, qui è il grande mercato, e vi ho messo anche dei nomi di grandi realtà che continuano a richiedere personale, guardate che questi nomi qua continuano a ricercare persone, ovviamente, però con una condizione, le lingue. Non pensiate di andare a Bruxelles senza conoscere almeno 2 lingue, come minimo l'inglese, il francese, l'inglese o tedesco, l'inglese o spagnolo, è la condizione sine qua non. D'altronde, signori, o ci svegliamo, o gli altri nostri amici di tutto il resto dell'Europa queste 2 lingue le sanno. Quindi prendiamo atto che la nostra situazione non possiamo continuare a trainarcela dietro, ma io non so le lingue, ma se gli altri le sanno, per tradizione, cultura, eccetera, prendiamone atto e diamocela a fare. Guardate, su questo non c'è discussione, non si va se non si conoscono le lingue. Una perfettamente,
l'inglese, io consiglio, l'altra molto bene, ma deve essere conosciuta molto bene, poi magari esercitata perché diventi perfetta, che poi sia appunto francese, tedesco, spagnolo. Poi c'è la carriera diplomatica, la carriera diplomatica ha delle strade un po' diverse, c'è la classica concorso della diplomazia italiana, ma ce ne sono tante altre, perché ci sono le grandi organizzazioni internazionali, dove chiaramente prima di diventare funzionario di queste che ho citato, non è proprio una cosa così easy e semplice, però c'è la possibilità anche qui di fare dei momenti di un percorso di crescita, dall'Ocse in Parigi all'OMS, a tutto quello che è riuscito a fare. Lo stesso nelle delegazioni dell'Unione Europea, nelle istituzioni finanziarie, penso a uno che voglia, si è appassionato di materie economiche, ci sono delle famose banche d'affari partecipate dall'Unione Europea o dagli Stati Europei o dagli Stati Mondiali, la World Bank, il Fondo Monetario, i Verdi di Londra, che accettano e chiedono di avere persone giovani. Spesso gli italiani non sono presenti, perché lingua è l'italiano. Non perché non ci siano le capacità, perché la lingua li taglia fuori nei primi approcci di coloro. Il settore di attività, come vedete, io ho cominciato a scriverli. Mi veniva da scrivere tutto, in realtà è praticamente tutto. Diritto, scienze civile, tecnologia, telecomunicazione, tutto. Insomma, inutile che le legga qua perché sono molto ampie e molto dettagliate. Poi ci sono le carriere internazionali nel settore economico. Allora qui interviene il mondo del business, che possono essere sia dei multinazionali, sia aziende private. La stessa Bruxelles, ci sono molte aziende italiane, non solo nazionali italiane, che hanno le proprie sedi lì. Ovviamente, dopo scontato che sappiate che c'è l'ENE, c'è l'ENI, ci sono tutte queste grosse società italiane, la Fiat, ma poi ci sono le camere di commercio anche settoriali, che rappresentano gli interessi del loro settore, oppure agricoltura, diretti, Confindustria, eccetera. Tutti, vi sto dando degli indirizzi in qualche modo. Poi un ultimo filone è quello della cooperazione dello sviluppo e ONG. Qui adesso molto più di prima se ne parla per motivi di altro tipo, sicuramente bisogna avere una motivazione, sicuramente diciamo anche di tipo psicologico, però guardate perché per molti di questi è un lavoro. Se tu sei uno specialista nel gestire un progetto europeo, e queste ONG vivono perché vincono dei progetti o comunque hanno dei sussidi che devono però gestire in un certo modo, molti dei miei ragazzi sono andati a fare i gestori dei project financing di questi progetti in Africa, in Asia, in giro per il mondo. Guardate che la possibilità di imparare che sia facendo questo tipo di attività è decisiva, quindi al di là di un trasporto psicologico per un certo tipo di azione di cooperazione. Quindi bisogna superare un po' il fatto ONG, bisogna essere dei comunisti, no. Basta essere magari molto bravi a svolgere una certa attività per poter poi essere assunti per un periodo, non mai una cosa a vita. Questi sono alcuni esempi famosissimi, ma ce ne sono centinaia. E le figure sono queste: se un volontario, un cooperante, un esperto tecnico, se un amministrativo, un logistico, un esperto tematico, un capo progetto, un referente paese, quindi poi ognuno può trovare la propria linea. E si leggono le vacancies, le trovate ovunque. Come ha detto la Presidente, internet oggi ci consente di non avere più la scusa di non avere informazioni. Io dico sempre che è di saper leggere l'informazione, avere la capacità di leggerla, che non è proprio una cosa così scontata. Da qui dovete costruire le competenze specifiche. Vado mamma, dai, non dimenticare il passaporto, dove serve. E queste sono le competenze che io consiglio di sviluppare, tra cui la linguistica, come sempre, ci sarà sempre dentro. E poi l'aggiornamento continuo. Qui ne manca una che non ho scritto,
che forse andrebbe messa in testa, la curiosità. Per me, per un giovane, la curiosità è la cosa più importante che ci possa essere. Se uno smette di essere curioso, anche alla mia età, è bene che vada in pensione. Perché senza la curiosità non si va avanti. E se un giovane non è curioso, fa fare un'altra cosa, non c'è mica problema. Riassumendo, vi ho messo qua uno schemino in cui si delineano un po' i percorsi, come ci si prepara, come si raccolgono le informazioni, come ci si attiva, anche lo stesso curriculum vitae è una, ormai insomma, tutti conoscete di essere fatto in un certo modo, in un certo quadro, eccetera. E poi ritorno, come ho iniziato, con la certificazione delle proprie competenze linguistiche. Io ne ho indicate alcune, però se uno le sa bene ed è in grado di mettere nel CV, conosco perfettamente questo e questo, poi al primo colloquio o il palco cade o non cade. Viaggiate in modo intelligente e non smettete mai anche di utilizzare anche forme diverse, più semplici, lavori stagionali, Leonardo. Beh, è stato citato l'Erasmus, che è sicuramente quello che io all'epoca non ho potuto fare, ma che è uno strumento fantastico. E soprattutto non perdetevi mai d'animo, perché è bellissimo. Grazie. Grazie, Lorenzo Martini. Vorrei che i giovani presenti cogliessero il tipo di impostazione, cogliessero l'informazione, cogliessero la possibilità di averle, nel senso che io metterò a disposizione, mi ha chiesto l'autorizzazione a Gian Lorenzo Martini, del sindaco, della presidente della consulta dei giovani, queste slide, che sono un po' riassunto, ma che possono rappresentare sicuramente un percorso, un dato informativo su cui poi costruire, nel senso che dobbiamo capire che l'Europa non è una cosa lontana, non è una cosa solo da contestare, ma è una cosa concreta che può rappresentare un futuro per tutti, per i giovani, ma anche per gli anziani, ma anche per il welfare, ma anche per una serie di evidenze che la stare assieme ci permette in qualche maniera di fronteggiare. Se c'è qualche domanda la facciamo subito oppure passiamo la parola al professor Anselmo. C'è qualche domanda, qualche precisazione sulle slide del dottor Martini? Volete pensarci? Anche in privato dopo, no? So che sempre di momento. Poi fai il confessore dopo. Allora, io darei la parola al dottor Anselmi, il quale ci presenterà l'Europa nella sua sostanza, nella sua essenza, nella sua capacità di quello che è stato fino adesso e la capacità che ha per rispetto al futuro e rispetto agli sforzi che dobbiamo fare rispetto a una demolizione dell'Europa che in qualche maniera qualcuno sta tentando e non ci riuscirà, sono sicuro che non ci riuscirà. Dopo il 26 i risultati saranno sicuramente difficili, sicuramente l'Europa dovrà pensarci meglio a quello che fa, però sicuramente il processo, il percorso andrà avanti. Questo con l'impegno di tutti, con la volontà di tutti, con la, come dice Martini, voler bene all'Europa da questo punto di vista. La parola alla prossima. Tengo a parlare in piedi perché così riesco, riuscite a sentire. Mi vedo un po' in faccia meglio perché mi sono portati così. Parto dalla lettura di tre righe dell'ottimo documento che CGIL, CISLUI e Confindustria, già questo dice molto, il fatto che insieme abbiano lavorato questo documento in vista delle elezioni europee, sono quattro pagine, un tanto di sigle, hanno prodotto un mese fa circa. Ne leggo solamente tre righe. Nel 2030 solo Stati Uniti. Bravo, bella idea. Nel 2030 solo tre Stati membri europei resteranno tra i primi otto paesi al mondo per livello di PIL. Nel 2050 solo la Germania. Considerando l'aggregato UE, il terzo posto confermato nel 2030 dopo Cina e USA e il quarto posto nel 2050 dopo l'India. Ciò significa che tutti gli stati europei presi singolarmente sono marginali.
Solo un Europa politicamente unita può aspirare ad avere un ruolo nella governance economica mondiale, contribuendo alla convergenza multilaterale e alla stabilità globale. Questo stato di cose in progressivo peggioramento dal punto di vista demografico. Prima della prima guerra mondiale eravamo il 25% della popolazione mondiale, oggi siamo il 7%. Considerando, e sono contento che vi siano, ringrazio naturalmente la consulta, il signor sindaco, l'ingegner Gomiero dell'invito, considerando però la componente dei giovani europei sui giovani del mondo, sotto i 30 anni siete il 4% a livello mondiale, 7% considerando tutta la popolazione, 4% si scende considerando solo i giovani sotto i 30 anni. Questa è la situazione nella quale progressivamente l'Europa è andata a trovarsi, cioè quella che noi federalisti definiamo la crisi irreversibile dello Stato nazionale, cioè la perdita sempre più grande di importanza a livello demografico, a livello politico, a livello, se volete oggi sopra questo termine, geopolitico, a livello economico, a livello industriale, a livello tecnologico, e andate avanti, a livello di ricerca scientifica, degli stati nazionali in rapporto al resto del mondo. Un dato. Come diceva Bertrand Russell, ci si può arrabbiare con i fatti, ma i fatti hanno una disgrazia, sono fatti. Purtroppo in Italia siamo un paese in cui ci sarà già spesso quei fatti, ma i fatti sono fatti. Ora, il processo di unificazione europea è il tentativo di dare una risposta a questo problema storico, cioè alla necessità degli europei di mettersi insieme per poter contare ancora qualcosa nel mondo, per non fare la fine degli Etruschi, tanto per essere molto chiari. Se voi andate in Ipogei, giù a Tarquinia, vedete che entrando le scritte più lontane dall'entrata sono in etrusco, quelle più vicine sono in latino, ma perso persino questo, che l'ha detto un poeta italiano, Giorgio Caproni, fa freddo nella storia. La storia non è il luogo della pietà, del vogliamoci bene, eccetera. In particolare lo state vedendo oggi nei confronti tra grandi potenze e grandi aree economico-monetarie. La scelta che si è fatta nel dopoguerra per rispondere a questo problema, a questa necessità storica, non necessità naturale. La stessa cosa che aveva per i greci nel V-IV secolo a.C., non si sono uniti, sono scomparsi dalla scena. Pensate voi che avete fatto sicuramente gli ottimi studi, no? Io ho fatto il liceo classico, il mio professore di greco diceva se ci fosse una lingua che si parla in paradiso dovrebbe essere in greco, ma in greco si parla solamente nel gruppo del mondo che è la Grecia. Il latino si parla dall'antica Dacia, no? L'attuale Romania fino al Portogallo, perché è stato l'impero romano. Non è che voi parlate l'inglese perché l'inglese è la più bella lingua del mondo, no, è una lingua bastarda, l'inglese 50-50, no? Metà deriva dall'anglosassone e metà deriva dall'inglese, per di più, scusate, dal latino attraverso appunto il francese, ma a un certo momento ovviamente prima il Regno Unito e poi gli americani che hanno imposto naturalmente l'inglese, come oggi stanno dicendo per il cinese o per altri. Allora, la risposta che gli Stati europei hanno dato nel secondo dopoguerra è stata quella non voluta dai federalisti, gli Stati Uniti d'Europa, per operare uno slogan efficace, ma è stata quella di gradualismo del funzionalismo dei piccoli passi, per dire quel termine più specifico. Cioè facciamo l'Europa attraverso una serie di un percorso, l'obiettivo è uguale. Nella dichiarazione Schuman del maggio 1950, Schuman scrive che la CECA, la Comunità Europea del Carbone e l'Acciaio, sarebbero state le prime assise concrete della Federazione Europea. Le prime assise concrete della Federazione Europea, il primo passo verso la Federazione Europea. Questo ha provocato una contraddizione che insiste nel processo. Cercherò di spiegarvi. Il fatto che si è andati avanti a piccoli passi ha rafforzato gli Stati, che grazie a questi piccoli passi, soprattutto grazie al fatto che hanno costruito un grande mercato, che oggi è un mercato di 507.000 abitanti, per il Regno Unito è ancora più importante dell'Europa, pleno euro per intanto, va bene? E ne farà parte ancora per qualche mese, faranno addirittura la lezione europea. Ha rafforzato gli Stati nel senso che ha dato loro l'illusione di poter procrastinare un futuro indefinito e mai... cosa c'è che trattati oggi? E recluse di un'unione sempre più stretta che dice tutto e dice anche nulla per molti aspetti. Quell'obiettivo federale che la comunità di creazione Schuman non è più entrato nemmeno nei trattati, capite? Proprio appunto per questo motivo. Secondo aspetto, scusate se dopo termini giuridici, al di là di chi ha fatto,
l'integrazione negativa è prevalsa sull'integrazione positiva. Cosa vuol dire questo? Che in Europa sono prevalse le politiche di tipo regolativo, regole per costruire un grande mercato con libera circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi. Abolizione delle frontiere fisiche, tecniche, fiscali che non permettevano questa libera circolazione. Queste sono le politiche regolative. E scusate, quanto lo faccio da federalista, quindi non si può aver dubbi che ne parli, che ne possa parlarne troppo bene. E questo è stato fatto, e questo è qualcosa di straordinario la comunitaria. Qua, a parte le balle che si raccontano, ho sentito la candidata l'aver presa per il collo, giù a Forlì. No, questa storia che c'è, la direttiva sulla curvatura banale, è un falso, come tantissime altre. Va bene, però ho sentito la candidata, ho detto sì, informi prima, tutte le balle che ha sentito in Italia. A parte questo, no? Ma per costruire un mercato, guardate, un grande liberale, Luigi Einaudi, un mercato è un insieme di regole, un mercato non è la legge della giungla. Il mercato è che se il giro vero deve costruire una casa, deve seguire determinate procedure, che se c'è un bando deve seguire determinate procedure. L'ho citato a quella signora, che era una donna, l'ho citata, dico, ma lei forse, non so, magari di buona famiglia, l'ho messo, ma per caso, ma sa che ci sono i desideri fini, finissimi e veri. Sa quando è stata stabilita questa cosa? Dopo l'unità d'Italia, con la piena utilizzazione, si è fatto un mercato nazionale. Perché certo, perché un metro a Montenotto da 100 centimetri, a Trapani 100 centimetri, a Padova 100 centimetri. Se tu voglio fare un mercato, devo fare quella cosa lì. L'Unione Europea ha fatto questa cosa qui, attraverso una serie di politiche regolative che hanno creato un grande mercato, che è andato avanti, che oggi è arrivato a stabilire anche qui. Anche qui al di là l'Europa delle banche, quando sentite tutte queste fanfaluche, scusatemi, no? Margrethe Vestager, che è una liberale, ha multato le multinazionali nella parte verticale in questi ultimi 5 anni di 23,7 miliardi di euro. Vi è chiaro? Per dire che l'Europa è l'Europa delle multinazionali, 23,7 miliardi di euro. L'ultimo, secondo me dati 24,7, grandi banche, soprattutto americane, la settimana fa, tanto perché sappiate, no? Perché non rispettavano il mercato, perché pensavano, ha impedito la fusione con Alcom e Siemens 40 giorni fa, per citare un punto altro, no? Però, ecco una critica, che è giusta, che può essere sacrosanta, sono mancate le politiche distributive e redistributive. E perché sono mancate? Perché toccano un altro problema che riguarda che cosa? La sovranità dello Stato. Quale? L'unione fiscale. L'Unione Europea non è un'unione fiscale. E allora andiamo, scusate se mi soffermo su questi aspetti, poi il ingegnere mi dica se vado troppo oltre. L'Unione Europea attuale non è una federazione, purtroppo per noi federalisti, per qualcuno per altri, dipende. Ha le potenze che le competenze che le vengono attribuite dagli Stati. Le sue sono tutte competenze di attribuzione, attraverso dei trattati internazionali, non attraverso una Costituzione che fa nascere un nuovo Stato, ma abbiamo voluto e vogliamo noi federalisti. Diciamo, non ha, o diciamo fuori in termini giuridici, non ha la competenza delle competenze, cioè la sovranità, vale a dire la competenza di stabilire i limiti delle proprie competenze o di devolvere a livelli appunto inferiori. Questa è l'Unione Europea che è stata costruita. L'ha detto la Merkel in un'intervista che ha concesso in tutti i giornali la settimana scorsa. Gli Stati sono i signori dei trattati, vuol dire che gli Stati sono i signori dell'Unione Europea. Gli Stati permettono all'Unione Europea di fare certe cose e non permettono all'Unione Europea di fare certe altre cose. Prende, non permettono all'Unione Europea di fare una politica estera, capite? Indipendente rispetto a quella degli Stati. E allora quando sentite che dite la Francia fa certe cose, l'Italia, e sappiate che questo è il motivo vero, no? Laddove invece gli Stati hanno deferito alcuni 19, no? Una politica, per esempio quella monetaria, alla Banca Centrale Europea, la Banca Europea fa la politica monetaria, non la fa più la Banca d'Italia e non la fa più neanche la Bundesbank, d'accordo? Definisce poi di sempre minoranza con l'attuale gestione di mani umane. Per questo, fin dall'inizio, Jean Monnet l'ha teorizzato dicendo che l'Europa è nata nelle crisi, si farà nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni che si apporteranno nelle crisi. Più chiaro di così non si potrebbe mica dirlo, capite? Cioè l'Unione Europea, guardate, questa è la crisi, per carità, tutti oggi ne parlano e straparlano anche, ma le crisi sono iniziate dall'inizio, sono messate, caduta della CEDE del 54, quando precitate, la politica della sedia vuota, no, non parliamo poi degli anni 70, inflazioni, montanti, conversibili, lo ricordo bene, tutte quante quelle cose.
cose, la lira oltre il 20% è terrorismo, no, non è stata sempre, perché appunto la sua struttura è una struttura fragile, Paolo, e appunto sono poteri, per dire il nome in termini giuridici, sono poteri derivati appunto dagli stati e tali rimangono ancora oggi. Ci sono stati poi tre passaggi che hanno aggravato, che hanno aumentato la competenza dell'arco, non dimentichiamo, sono mica carbone d'acciaio, sapete, il dottor Martini lo saprà molto bene, che dipende dagli anni al ricepimento, ma tra il 70% e l'80% della legislazione nazionale è il ricepimento di direttive europee, che l'Europa oggi è un'incidenza, quelli stupidi che dicono che il Parlamento europeo non conta niente, eccetera, non sanno cosa parlano, chiaro, ricepimento di direttive europee, se voi andate oggi e comparate un auto, dovete comparare un auto, non potete comparare un euro 6 se sta parlando un euro 6, perché c'è la normativa. E anche se fanno in Giappone, la lì deve essere euro 6, altrimenti non può circolare il mercato europeo, per citarne una. Vediamo tutto quanto il campo ambientale, ma potremmo, gli alimenti, tutte le cose che la gente, le etichette sui cibi, eccetera, sono dovuti naturalmente a normative o a regolamenti appunto europei. I passaggi di cui dicevo prima sono stati tre. Negli anni 80, 14 febbraio 1984, che ricordo bene che questa battaglia la faccio da 40 anni esatti, prima elezioni europee, progetto chiedente al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo, che è stato eletto 5 anni prima, nel 79 tende di dare una Costituzione all'Europa. 87 articoli, quella italiana ne ha 139. 87 articoli, cos'è la Costituzione? È la carta d'identità di una Costituzione. Uno leggendolo si rende conto più o meno. Prevale che ci di nuovo l'approccio democratico, dite no, 100 direttive per il mercato interno, ora di fronte a De Orio, chapeau, dicono appunto i francesi, però capite bene che è mancata la costituzionalizzazione dell'Unione Europea e questo quindi ha allargato la distanza rispetto ai cittadini. Secondo aspetto, negli anni 90 si fa l'unione monetaria come risposta alla caduta del muro di Berlino, ma non si fa l'unione fiscale e l'unione economica, quindi non si fa un governo europeo dell'economia. C'è un documento, quando la gente se la prende con Schäuble o continua a straparlare di nuovo, lo ricordate Schäuble, Mastino, nel 1994 c'è il documento Schäuble-Rahn, si è trovato in internet, l'abbiamo pubblicato noi, c'è il federalista, che diceva molto bene, la Germania non sarà più la Germania del passato, non è più il gigante economico, il nano politico, la Germania acquisirà inevitabilmente un potere, una preminenza a livello economico e questo poi si scaricherà anche a livello politico, ed era naturalmente un messaggio dopo la Francia. Purtroppo la Francia non è disposta, vuole la rinuncia alla sovranità monetaria della Germania, l'unica che la vede, Non stiamo più a raccontare che la lira era sovrana, era sovrana di nulla. Vi ricordo tre episodi, lo ricordo le persone più anziane, alcune sono contento che mi siano molto giovani. Nel 76 noi chiedemmo al Fondo Monetario Internazionale un finanziamento e il Fondo Internazionale ci diede delle clausole giugulatorie. Fu allora inventata la parola austerità da parte di un signore che chiamava Enrico Berlinguer per giustificare la moderazione salariale del CGL e non finire come il Cile, la giustificazione fu questa. L'anno dopo, nel 77, la Bundesbank tedesca ci concesse un contributo e i tedeschi ci evitarono l'ominazione di portare il tesoro perché la classe politica di loro una qualche credibilità la aveva. Ci evitarono l'ominazione di portare l'oro a Francoforte, l'oro della Banca d'Italia. Nell'82 non ci fu solamente la vittoria dell'Italia ai mondiali di calcio, ma lo spread arrivò a 1200 punti base, questa era la sovranità monetaria che ancora oggi qualche pazzoide sogna. Terzo passaggio, unione economico monetaria, che tutti conoscete, inizio anni 90, quindi, no? E la crisi economico finanziaria, l'ultimo passaggio. Qui l'Europa non ha gli strumenti per rispondere e sono gli stati, alcuni stati che salvano altri stati. L'Argentina è fallita, la Grecia non è fallita, Cipro non è fallito, Portogallo non è fallito, la Spagna ha ricapitalizzato, magari l'avessimo fatto per noi, le proprie banche, l'Irlanda non è fallita, perché c'è stato un fondo europeo, prima si chiama Fondo Salva Stati, oggi il Meccanismo Europeo di Stabilità, che provvede a... Ma questo crea una crescente divisione e anche una crescente stratificazione tra gli Stati, in particolare tra quelli del nord e quelli del sud. Allora, mettiamoli gli altri elementi di debolezza dell'Europa. Primo, procedure complesse. Chi va al Parlamento europeo? No, la prima cosa che dico ai parlamentari, ai candidati che ho visto chissà quanti in questi tempi, io ho fatto la settimana scorsa, ho fatto 10 iniziative in 4 giorni. La prima cosa, andatevi, come hai detto prima,
siate umili, cominciate a imparare. Cominciate a imparare, rendetevi conto. Perché per i primi 5 anni uno sostanzialmente impara, d'accordo? Altrimenti non tocca palla, se pretende subito andare a fare il Signore, no? Non è così facile spiegare cos'è il trilogo, che naturalmente il dottor Martini conosce molto bene, cioè una particolare procedura che coinvolgendo il Parlamento Europeo, il Consiglio dei Ministri e la Commissione porta all'elaborazione e all'approvazione, chiaro? Con una specie di camere di compensazione che poi devono trovare un punto di accordo, come è successo recentemente, prima per i Rom, per citarne una, adesso appunto per i diritti di natura. Secondo, a livello europeo non esiste Mister Europe, cioè non c'è la delimitazione. Quando sono andati a ritirare il premio Nobel per la pace, sono andati in tre a ritirare il premio Nobel per la pace, non c'è. Mentre Obama ci è andato da solo quando gli è andato il premio Nobel, giusto o sbagliato che gli abbiano dato, sappiate di queste cose. Terzo aspetto che non possiamo mai dimenticare, lo Stato, anche qui a Montegrotto, anche ad Avo, lo Stato è Ferrovie Statali, l'ufficio postale, no? Fisco, cioè tutta l'Unione Europea, quando sentite parlare di questa famosa eurocrazia, i dipendenti della Commissione Europea sono 25.000, meno del comune di Madrid e del comune di Roma, piano, e senza considerare partecipate, perché se considerate partecipate del comune di Roma, saltate cifre, capite? 25.000, cioè non ci sono apparati statali. Quando c'è stato lo shutdown negli Stati Uniti, sono rimasti a casa in 600.000 Rangers, quelli tra l'altro che avevano compiti di tutto secondario. Tutti sapete che il più grande datore di lavoro in Italia è lo Stato italiano, più di 3 milioni di dipendenti. A livello europeo niente di questo esiste, no? Sono gli Stati che hanno il compito poi di implementare quel che viene deciso appunto a livello europeo. Siamo alla parte finale del mio intervento. A tutto questo aggiungete il cambio epocale a livello mondiale che stiamo vivendo. Io dopo una categoria, quindi purtroppo mi sembra opportuno darvi gli occhiali per cercare di spiegare la realtà, poi potete contestare. Io adopero la categoria di guardia costituente. È un leader tipo Sterling Max Weber. Cos'è una guerra costituente? L'ha detto l'attuale pontefice, siamo la terza guerra mondiale pezzetta. E lo stiamo vedendo ogni giorno, siamo la terza guerra mondiale pezzetta. Cioè, crollato il mondo bipolare, finita l'illusione monopolare americana di essere capace di governare da soli il mondo, famoso libro di Francis Fukuyama alla fine della storia, no, è cominciato lo scontro tra le grandi potenze di aree, grandi aree economico monetarie se volete, e anche geopolitiche del mondo, per un nuovo equilibrio, nel senso che la Cina non accetta più di avere il ruolo secondario come nel passato, non lo sta accettando nemmeno l'India, la Russia non accetta di essere messa, Obama ha fatto un'affermazione un po' improvvida, è una potenza solamente regionale, poi Medio Oriente abbiamo visto cosa ha preteso, abbiamo visto quel caso della Crimea. Quindi abbiamo un cambiamento epocale dei rapporti che sono economici, politici, monetari tra le varie aree del mondo, con l'entrata prepotente, lasciatemelo dire, in particolare l'Asia, la vediamo tutti quanti in questo momento, no? Quindi l'Europa, proprio per questo motivo, l'Europa che è nata, si è rafforzata, è cresciuta sotto l'ombrello americano, sotto l'ombrello benefico, e io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico, americano, oggi si trova spiazzata. Trump voleva nominare come ambasciatore presso l'Unione Europea un signore, ha detto, gli facciamo fare la stessa fine all'Unione Sovietica, capite? È andato nel Regno Unito a fare propaganda a favore di Brexit, quindi insomma, almeno un vantaggio, è chiaro, nel suo, no, basta un tweet per esprimere quella conclusione. Quindi l'Europa si trova in questa situazione in cui il mondo, quel mondo del passato in cui è cresciuto, non è da rimettersi, guardate anche lì, come ha detto John Stuart Mill, il buon tempo antico, tutti i tempi quando sono antichi sono buoni, l'effetto nonno lo chiamiamo, no? Quando parlate di nonni, ah, è il meglio tempo, tutti si volevano bene, tutti erano queste robe qua, no? Non è vero, non è vero, ho fatto qualche esempio appunto del passato, no? L'Europa oggi si trova di fronte a delle sfide che beh, io lo vedo nella crisi, dottor Martini, sai che lo vedo soprattutto quei tedeschi, cioè c'è una classe politica che aveva contato sul bastione americano come quello su cui fondare da un lato la propria prosperità, non devo più pensare alla difesa, qui ci pensano loro, no, all'allargamento dei mercati, eccetera. La classe dirigente, io conosco personalmente, ho un rapporto con l'amicizia, è il Barbaro, sono stato riconosciuto, è stato 40 anni in Parlamento, 39, perché è arrivato nel 1980, e mi fa concludo con questo. Ma
sì, gioco, se mi conosco un po' il tedesco, quindi ho... Tu, la tua premura è l'Europa che oggi trasforma una federazione altrimenti non c'è. Sai cosa ho visto qui in 40 anni? No? Ho visto cadere il mondo della Germania. Ho visto la riunificazione della Germania. Ho visto l'allargamento ai paesi dell'est. Prima ho visto l'allargamento a 3 dittature, grosso modo, la Spagna, il Portogallo, la Grecia. Ho visto lo Stato di diritto. Ho visto che abbiamo creato questo mercato straordinario di 500 milioni. Ho visto che gli altri, ce lo dicono gli americani, Jeremy Rifkin, sogno, un bellissimo libro, il sogno europeo, diventiamo un modello per il resto del mondo. Sì, gioco, calma, gesto, andiamo avanti, piano, pian pianino, adesso dobbiamo cominciare a pensare. Capite, no? Perché è tutta gente, tra i 74 anni, è tutta gente che mi va a pensare guardando a quel mondo che per 50 anni è stato straordinariamente stabile e capace, in cui potevamo permetterci anche qualche decennio di crisi. Tra il 68, finire il periodo transitorio, e il 78, accordi di Brema, e l'anno dopo, no, decisione del Parlamento Europeo, avuto 10 anni terribili di crisi, no? Il piano Werner non va avanti, fallisce il triplo serpente monetario, come si chiama, l'inflazione in molti paesi, in Italia arriva al 20%, però poi si poteva riprendere appunto il cammino. Così oggi non è più, no? Che dire per concludere? Mi sono dato troppo volte, ho parlato troppo lungo, poi insomma, naturalmente abbiamo spazio. 5 minuti a volte. Abbiamo spazio per le vostre domande, no? Cosa fare? Ma ve lo dico in modo provocatorio. Le due federazioni, sono due tipi di federazioni. Se vi interessa c'è un bellissimo libro di Sergio Fabrino, scrive sul Sole 24, Stoppiamento. In cui distingue due tipi di federazioni. Ci sono le federazioni nate da stati nazionali che diventano federali, caso Austria, Germania, e ci sono poi le federazioni nate da più stati sovrani, indipendenti, che si mettono insieme e fanno la federazione. E Fabrini dice bene, sono due casi molto diversi, da non equiparare assolutamente. Il caso di successo che noi conosciamo, l'ex presidente francese Pompidou, che voi certo non ricordate, la maggioranza aveva detto che la federazione era una confederazione che non esiste. Casi rari. Nessuno lo sa. Ma gli stati dell'America del Sud e dell'America Centrale tentarono di fare, si chiamò Convenzione di Panama. José de San Martín, Simón Bolívar, erano federisti, pensavano di fare come Stati Uniti d'America. È fallita. E oggi vi trovate in Venezuela in quelle condizioni. Il Brasile non vuole, no? I due casi di successo sono gli Stati Uniti d'America e la Svizzera. Stati indipendenti formano federazione. Per quanto sia spiacevole da dire, nel momento essenziale del passaggio c'è stata una guerra civile. Gli Stati Uniti d'America, la guerra di secessione, 1861-1865. Guardate, che se andate a vedere bene, c'è il problema quello della schiavitù, no? Il problema quello della schiavitù. Lincoln, nuovo presidente, eccetera. Ma il problema della schiavitù toccava, sono gli stati che hanno la sovranità e possono fare quello che vogliono con gli schiavi, o è il governo federale che può imporre agli stati? Quindi toccava il problema della sovranità, cioè della competenza della competenza. In Svizzera non è andato diversamente. Se ricordo bene, il primo accordo tra i tre cantoni, uno in Svizzera e uno in Valle, del 1291, in funzione antiasburgica, e ci ha messo 700 anni. No? La vera sfida è quando arriva Napoleone e si accorgono che la Svizzera non come si vuole, no? Nel 1845, hanno ancora confederato il Veneto, ma solo una federazione, nel 1848 elaborano la nuova Costituzione. Faranno prima, nel 1847, c'è la guerra del Soldo, tra cantoni, con quelli confederali e quelli che volevano appunto la federazione. Allora, lo trovate lì, se poi siete interessati, il mio ultimo editoriale sull'Unità Europea, che è il fondato da Teo. L'ho chiamato Premium Anceps, battaglia incerta. C'è chi, anche nel movimento federalista, abbiamo dibattito politico come ci deve essere, c'è chi dice la politica di secessione c'è già stata e l'Unione Europea l'ha vinta. Cito un parere, ne abbiamo parlato prima con l'ingegnere Combiero a tavola, Alfonso Iozzo, amministratore delegato di San Paolo, un banchiere, non un bancario, con tutto il rispetto per i bancari, poi presidente della Camera dei Comuni di Firenze. Chiacchierata che abbiamo avuto un mese fa, Giorgio. La guerra di secessione ha avuto due battaglie, abbiamo vinto entrambe.
prima, 2009 e anni seguenti, caso Calenda. Guardate che Varoufakis è stato andato a incontrare i grandi fondi speculativi e consassoni a Londra per svendere praticamente l'Unione Monetaria. L'abbiamo vinto, è stato liquidato, quel tentativo l'abbiamo vinto e su quella base poi tutti quanti gli altri stati, tutti, proprio tutti, si è evitata la prima secessione, che avrebbe fatto molto comodo. Ricordate che la Cina compra il porto del Pireo, i russi offrono di comprare i bond, questo era successo a Londra. Secondo atto. 2016, Brexit, non so se lo ricordate voi, erano venuti fuori nuovi, non acronimi, perché non sono proprio acronimi, sono neologismi. Italexit, Brexit, non so se ricordate, no? Parlo da vedere, dopo seguiranno altri, eccetera. Avevano puntato sulla disunione degli stati europei per fare un accordo separato con i vari. Purtroppo è venuto fuori invece per loro il regno disunito. Farage, un ottimo sito italiano, l'inchiesta si chiama, ha fatto un'intervista recentemente, dicevo purtroppo noi abbiamo avuto la May, se avessimo avuto Michel Barnier sarebbe stato molto meglio, il capo negoziatore europeo, un mastino davvero, no? Con Verhofstadt che rappresentava il Parlamento europeo. Si è sbagliato enormemente la classe della politica inglese, il Regno Unito si trova oggi appunto un regno disunito, non c'è più nessuna maggioranza all'interno del Parlamento inglese. Il rischio è che lo stesso Parlamento, 10 giorni fa, al Parlamento scozzese, l'attuale leader e presidente ha detto: l'altra volta abbiamo chiesto il permesso di poter fare il referendum per la secessione, questa volta non chiederemo più nessun referendum se il Regno Unito andrà fuori con una hard Brexit e non rimarremo almeno nell'Unione doganale. Quindi questo rischio c'è. Altri, compreso la guerra, la secessione c'è già stata. Oggi, per certi aspetti, persino anche le cose che avete visto a Milano, il fatto che oggi 11 partiti si mettono insieme per avere peso all'interno del Parlamento europeo, implicitamente è un riconoscimento che l'Europa conta, perché se non contasse che senso avrebbe, capite la logica, no? Non c'è ancora uno di questi movimenti sovranisti, eccetera, gli altri no, hanno spinto il candidato a livello europeo, ha un proprio candidato alla presidenza della Commissione. Altri che dicono Prelium Anges, battaglia incerta, no, la guerra secessione potrebbe essere ancora di fronte a noi, non abbiamo ancora la competenza delle competenze a livello europeo, ci manca, per esempio, non abbiamo un esercito federale a livello europeo, ci sono ancora gli eserciti nazionali, non abbiamo una politica estera a livello europeo, non abbiamo l'unione fiscale a livello europeo, non abbiamo un governo economico vero dell'economia. Quindi le sfide che stanno di fronte a noi, ci troviamo in un periodo di straordinario e io penso che le elezioni europee, che sono, diciamolo pure, non so se sei d'accordo Martino, le prime vere elezioni politiche, nel senso che questa volta la divisione è quella del manifesto del potere, chiaro, non è tra centrodestra e centrosinistra, che grosso modo tutti europeisti, chiaro, perché in Italia pensate, 88% nel referendum, forse lo ricorderai, dell'89, no, a favore del mandato costituente del Parlamento europeo. La lotta tra sovranisti e cosiddetti sovranisti, io li chiamo sovranisti, come si è visto mostrare, no? Sono quelli che vogliono svendersi, no? Quelli sono quelli che vogliono svendere il loro paese, no? La Cina, la Russia, a chi arriverà? E tra nazionalisti, questo è il vero nome, no? Tra nazionalisti e federalisti europeisti, oggi potrebbe avere un... Io sono stato, al di là del caso italiano, sono abbastanza... non dico neanche ottimista... lo dico con un'ultima battuta, mi ha impressionato, non so se tu l'hai letto per caso, un articolo di uno dei migliori commentatori del Financial Times, anche lì, un altro consiglio che mi permette di aggiungere, bellissima, da leggete i giornali internazionali, fondamentali, leggete quelli italiani, in realtà mi ha detto che no, si chiama Wolfgang Münchau, è un tedesco, è uno dei migliori giornalisti, sapete cosa ha detto? Gli inglesi hanno fatto, a partire dal 1973 in poi, un errore, un madornale errore politico. Non hanno considerato l'enorme capitale politico che è stato investito nel processo di unificazione europea. Cerco di spiegarvi il termine. Mario Draghi, nei suoi due ottimi discorsi che ha tenuto, prima a Pisa e poi a Bologna, ha usato questo termine, capitale politico. Parto dalle vostre famiglie. Io sono sicuro che vi sono delle cose nelle vostre famiglie su cui voi avete investito, per cui
nel momento in cui quella cosa viene messa in discussione, sei disposto a vendervi la cravatta pur di portarla, che so, potrebbe essere l'educazione dei figli. Io ho tre figli, i miei figli devono dare tutta l'attività di fare l'università, potendo fare il programma Erasmus, capite? Tutto quanto resta diventava secondario, l'automobile, eccetera, eccetera, o le vacanze, no? Così è stato a livello europeo. È stato investito in questo processo enorme capitale politico. Chi ha giocato finora contro, alla fine è sempre stato spazzato via dalla scena della storia. Grazie. Grazie al dottor Anselmi per la concretezza dell'informazione. Proprio la concretezza dell'informazione, non l'informazione delle bufale, cosiddette. Concretezza e il valore dell'investimento politico che l'Europa ha fatto in questi anni, che sono capisaldi che difficilmente si possono smontare. Adesso io veramente lascio la parola ai ragazzi presenti, perché in qualche maniera riusciamo a dare a questo confronto della sostanza, possiamo dire le cose che pensiamo, possiamo chiarire i dubbi che abbiamo. Grazie. Intervengo volentieri, intervengo. Potete dire il vostro cognome? Grinzato Michele. Grazie. Con molta brevità, perché non potrei essere più d'accordo con un